Io mi chiedo anche sempre quanto poi è difficile rimanere su una piattaforma per tanti anni, per tanto tempo. Secondo me uno tra gli ingredienti fondamentali è quello di fare sempre quello che ti piace a te. Mai certo. Giudicare, creare un progetto ad hoc per quello che potrebbe e che vuole il pubblico. Secondo me il rischio qual è? Che magari nell'immediato hai il vantaggio di soddisfare un pubblico, creare dei numeri e va bene, poi dopo 2, 3 mesi, un anno molli perché non fai più quello che ti piace. Quindi fare quello che realmente vuoi fare, vuoi comunicare, si vede, si percepisce, poi alla lunga ti porta dei risultati. Però non basta, secondo me non c'è solo questo. Quindi qual è secondo te uno degli ingredienti fondamentali per rimanere costanti nel tempo e stare sempre sul pezzo? Intanto secondo me è capire la piattaforma come evolve. Io all'inizio YouTube l'ho usato proprio un po' a cazzo di cane, citando René Ferretti, nel senso che io facevo video, come ti dicevo prima, no, li buttavo dentro senza un obiettivo vero e proprio. La prima volta che ho iniziato a vivere YouTube da creator, diciamo, cioè proprio uno che dice va bene, questo è un progetto, lo devo portare avanti, deve funzionare, è stato 3 anni fa, quando ho iniziato a fare i video della settimana. Cioè ho capito insieme agli altri che l'algoritmo di YouTube voleva che tu caricassi più contenuti, come dice Casey Neistat, just keep uploading, cioè non fermarti mai, perché questo è quello che vuole YouTube. Quindi meno paranoie su no, aspetta, mi prenderò un'altra settimana di post produzione, no, sì, lo devi pubblicare perché poi c'è quello dopo da fare, quindi devi continuare come un trattore infernale. Quindi capire la piattaforma, trovare degli argomenti che abbiano senso di essere raccontati, prima di tutto per te e poi per chi li sta vedendo, senza staffa troppo però l'artista, cioè nel senso su YouTube in particolare, sul vlog, se tu ti metti a fare delle cose proprio che te capisci da solo e che piacciono solo a te, cioè in qualche modo devi anche fare una cosa leggermente pop, te lo devi accollare, perché no, cioè se ti metti a meno che non punti ad arrivare a una nicchia specifica proprio super stretta, per dire, no, Stefano il Falegname, che è un canale che io seguo, conosco Stefano, gli voglio un sacco bene perché è una persona meravigliosa, il nome del canale è didascalico, no? Stefano il Falegname, lui parla di falegnameria, punto. Quindi se tu vuoi vedere un vlog di uno che fa le cose sue, non ti vedi Stefano il Falegname, ma se tu poco sei appassionato di falegnameria, quello è il tuo mondo perfetto, ideale, perché lui fa contenuti fatti molto bene per chi è appassionato di falegnameria. Quindi comunque è sempre capire la piattaforma e fare contenuti che per te abbiano senso. Lui è un falegname, fa video di falegnameria.